Ciao ragazzi! Ciao! Avete un volo di palla preferito? Draw o fade? Bene, noi oggi siamo alla buca 16 di Rapallo e con Marco vi faremo vedere come fare questi due effetti. Andiamo! Allora ragazzi, eccoci qua, sono con un ferro 6 e adesso proverò a fare un draw. Allora, cosa possiamo fare? Accorgimenti per un draw. Allora, puntiamo, mettiamo le linee del corpo rispetto al bersaglio un pochino più chiuse, spalle, fianchi, anche piedi leggermente più chiusi. Avremo quindi una traiettoria del bastone un pochino più rotonda, un pochino più dall'interno. Nessuna paura a fare uscire il bastone verso destra, anche se io voglio andare a sinistra, perché così le mani possono richiudersi. Ci sono poi due piccoli trucchetti che dopo il colpetto vi posso dire, ok? Vediamo, Allora, mi punto bene al bersaglio, leggermente se voglio appena a destra. Linee del corpo belle chiuse e rilascio bene le mani, Bravo Marco, questo è un bel draw. Ragazzi, altri due piccoli accorgimenti per aiutare la palla a girare da destra a sinistra possono essere: lasciate il tee leggermente più alto. Se parliamo di un drive, chiaramente lo alzate un po' di più rispetto al solito. Qui abbiamo un ferro e anche il ferro un minimo più alto da terra, perché vi può aiutare a liberare un filettino di più l'azione delle mani. Potete anche aiutare appunto un po' più il draw con un'azione maggiore delle mani. Per chi gioca meglio, per chi ha un po' più di controllo dello swing, si può tranquillamente anche rafforzare, cioè girare un po' di più la mano sinistra, quindi rispetto al solito avere un grip un pochettino più forte, questo per aiutare proprio la faccia a chiudersi a fare un buon draw. Ora vi facciamo vedere invece, vi faccio vedere un bel ferro 6 in fade, quindi una palla che parte a sinistra e cade a destra. Posizione della pallina questa volta è un pochino più verso il piede sinistro. Mettiamo il tee questa volta come consiglio un pochettino più basso, in maniera da obbligarci un po' più ad attraversare, perché il fade è un colpo dove c'è una maggiore azione del corpo e una minore azione delle mani, quindi senza paura, senza irrigidirsi, cerchiamo di ruotare il corpo verso sinistra. Le linee del corpo saranno quindi anche un pochino più aperte, quindi punteranno un pochino verso sinistra. Andiamo a vedere. Bravo Marco, te la cavi anche col fade. Bel fade anche questo, Sì, Bene ragazzi, allora adesso noi aspettiamo solo i vostri commenti su qual è il vostro colpo preferito e su come lo fate. Poi se vi è piaciuto anche il video mettete un like e soprattutto seguiteci sul nostro canale YouTube. Un saluto da Swing Studio, ciao ragazzi! Ciao.